Ciao amici di Bocconi TV, siamo qui con Enrico Tingiotti, che è uno dei ragazzi che è in gara come nuova proposta. La prima domanda che ti facciamo è se sei stato targettizzato come uno dei ragazzi che è uscito dai talent, ma in realtà tu stai ripartendo praticamente da zero. E anche perché tu ti sei autoeliminato da un talent, quindi cioè, a distanza di anni, dal momento che comunque molti ragazzi che escono dai talent oggi hanno un successo molto immediato, ti sei pentito della scelta che hai fatto o no? No, io non mi sono pentito perché sono stato me stesso, perché ho fatto quello che dovevo fare, quello che mi sentivo di fare. Poi l'essere etichettato come non uscito amici, cioè secondo me non è giusto, ma non perché peraltro io ho fatto amici, c'è stata una delle cose che ho fatto nella mia vita, è stata una bellissima esperienza, però dopo amici ho avuto 3 anni dove ho fatto altro, dove ho riscritto, dove ho dovuto riconquistarmi anche un interesse discografico, quindi limitare me come una persona che esce da amici sarebbe anche un po' un'offesa a quello che ho vissuto in questi 3 anni, che ripeto, come ho detto anche in conferenza stampa, di solito chi esce da amici vende dischi di platino e poi Sanremo ci va come nei big, quindi se devo essere etichettato come una persona che esce da amici, allora voglio un disco di platino e stasera mi esibisco con big, però nel senso, poi a me non dà noia, perché poi io non sono nemmeno quello che fa Sanremo, cioè anche dirmi te sei quello che fa Sanremo, cioè io sono un cantautore, un compositore, che cantautore è un po' troppo dire cantautore, e sono un compositore, musicista che canta le proprie canzoni e lo fa di lavoro, basta, sono un lavoratore, cioè come te mi stai intervistando, come chiunque, cioè lavoro, è un lavoro, che poi è una cosa bellissima, ma è pur sempre un lavoro, perché ha i suoi doveri, e lo sto capendo adesso, io pensavo fosse tutto molto rock and roll, Ceres, invece purtroppo niente rock and roll, niente Ceres, solo... No, però è una bellissima cosa. Quindi la musica di Enrico Tingiotti, dal talent ad adesso, com'è cambiata? Cosa è maturato? Quali sono le nuove influenze magari della tua musica adesso? È cambiata la concezione con la quale scrivo le canzoni, perché il fatto di aver perso tutto, tra virgolette, dopo la mia autoeliminazione, ha spinto in me non solo una voglia, però un dovere, cioè io dovevo scrivere delle canzoni per accattivare l'interesse vero delle case discografiche e non più incuriosire, quindi dovevo avere un prodotto che fosse sì di qualità, perché deve essere di qualità, però anche orecchiabile, perché quando scrivi una canzone va molto a istinto, e te, almeno io cosa facevo? Io cercavo solo di accattivare, di piacermi e basta. Cioè cercavo solo il sì dal mio orecchio, invece se vuoi fare questo lavoro devi cercare il sì da altri orecchi. Ho cercato di avere un prodotto più orecchiabile ma di qualità, quindi partire dall'istinto con il quale si scrive una canzone per poi sistemarlo labor lime a tavolino, ecco. Ok, ultima domanda. In questo periodo, in quest'epoca, che comunque è un'epoca di grande digitalizzazione, che valore ha ancora per un artista giovane partecipare a un festival, a un evento così importante per la tradizione italiana come Sanremo, e che porta anche con sé ospiti anche di altre epoche come Albano e Romina? Quindi come si in qualche modo bilancia questa cosa del vecchio e del nuovo? Ma io in realtà non lo so, io sinceramente sto pensando solo che il 12 febbraio esce il mio disco, cioè domani, ora non so quando andare in onda, però domani esce il mio disco, e quindi quel festival è una vetrina enorme per poter promuovere il mio progetto, le mie canzoni, quindi la sto vedendo in questa maniera qua, nemmeno la competizione, non penso a niente, penso solo a promuovere quello che faccio io, a riuscire ad arrivare alle persone, perché penso sia il vero meccanismo di Sanremo sia quello, ormai non è più come dicete il vecchio, cioè come quando magari c'era il Pane e Romina che cantavano e portavano a Sanremo una canzone che doveva far classifica. Oggi non si porta più una canzone da far classifica, non si pensa più alla classifica, ma si pensa più a portare il proprio progetto, a far conoscere il proprio progetto al pubblico, che è quello fondamentalmente la cosa più giusta, la cosa che devi fare. Quindi insomma sono contento di stare qua e niente. Ok, grazie mille.